Era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalemme col suo più alto punto, e la notte, che opposita a lui cerchia, uscia di Gange fuor con le bilance che le cagion di man quando soverchia. Sicché le bianche e le vermiglie guance là dov'i era, della bella aurora, per troppa etate, divenivan rance. Questo è Dante, lo avete certamente riconosciuto, magari uno non identifica subito il canto, ma l'autore è inconfondibile. Il canto è il secondo del Purgatorio. Io invece sono Andrea, del Circolo dei Narratori di Bergamo, e condivido testi letterari il sabato pomeriggio. Non è tutto così complicato. Capiamoci, è la domenica di Pasqua. Dante, scortato da Virgilio, è uscito dall'inferno e quindi uscimmo a rivedere le stelle perché era notte. A questo punto Dante e Virgilio si trovano ai piedi di una montagna che è il Purgatorio. Nel primo canto la prima cosa che era successa è che hanno incontrato Catone Luticense, personaggio della storia romana che fa da guardiano al Purgatorio e che ha preteso che prima di accedere al purgatorio, Dante si purificasse e insomma lo ha mandato sulla spiaggia a lavarsi almeno la faccia perché era ancora sporco di inferno. L'inferno ha proprio un'aria densa e lurida. E questo è successo nel primo canto. Adesso secondo canto, quello che abbiamo appena cominciato a sentire, è l'alba. Come al solito Dante si sente in dovere di dirlo attraverso una difficile perifrasi astronomica, resa ulteriormente più complicata dalla metafora, dalla personificazione, no? L'aurora, le cui guance ingialliscono, perché alle prime luci, del giorno, il cielo è bianco, poi diventa rosato e poi appunto diventa arancione, le sue guance diventano arancio. Insomma, è l'alba. Volete anche spiegata la perifrasi astronomica? Ok. Allora, il Purgatorio abbiamo detto è una montagna ed è esattamente agli antipodi di Gerusalemme. Quindi l'orizzonte di Gerusalemme, mentre il sole è all'orizzonte di Gerusalemme, da loro in purgatorio il sole sorge, mentre per chi si trova a Gerusalemme il sole sta calando e sta sorgendo la notte, perché la notte è un oggetto materiale, un corpo celeste anch'essa, esce da Gange, uscì da Gange, cioè da Oriente, il fiume Gange in India, e la notte fa appunto il giro opposto a quello del sole. Quindi, se è primavera, siamo a Pasqua, critici letterari hanno deciso che è il 10 di, deciso, insomma, hanno capito che è il 10 di aprile. Il sole è in Ariete. La notte è nel punto opposto del cielo, quindi è in bilancia. E quindi metaforicamente la notte ha in mano una bilancia, le libbre, che le cagion di man, le cadranno di mano, quando essa sarà più lunga del dì, quando soverchia, perché
quando la notte sarà più lunga del dì, a quel punto saremo in autunno e quindi la bilancia apparterrà al sole. Diciamo subito, mentre siamo in argomento, anche quello che ci dirà tra un po', così poi non ci interrompiamo. Quando arriverà il mezzodì, Dante lo descriverà dicendo che il sole, coi suoi strali, coi suoi raggi, strali sarebbero le frecce, okay? Che rappresentano appunto i raggi del sole, caccia dal cielo il Capricorno. Perché? Perché il Capricorno rispetto all'Ariete è a 90 gradi. Quando il sole con l'Ariete va in cima al suo corso, il Capricorno esce dall'orizzonte, non è più visibile. Allora, permettetemi una piccola osservazione da professorino. Non è un caso se il purgatorio comincia con queste complicate determinazioni di tempo. Ci sono per un motivo. E il motivo è questo. L'inferno, e se per questo anche il paradiso, anche se naturalmente i primi lettori del Purgatorio non dovrebbero ancora aver letto il Paradiso. L'inferno e il Paradiso sono legati alla dimensione dell'Eterno. Chi ci va fino alla fine dei tempi. Ma chi va in Purgatorio, ci va per un certo numero di anni, ci va con la prospettiva di espiare i propri peccati per un certo tempo e poi uscirne. E quindi lo scorrere del tempo umano, è significativo. Comunque, tutto questo per dire che è l'alba. Loro, Dante e Virgilio, sono ancora come li abbiamo lasciati alla fine del canto precedente, sulla riva del mare. Noi eravam lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo dimora. Ed ecco, qual sorpreso dal mattino per li grossi vapor, Marte rosseggia giù nel ponente sovra il suol marino, cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia, un lume per lo mar venir sì ratto che il muover suo nessun volar pareggia, dal qual, com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi, dugnellato adesso, m'appario un non sapeva che bianco, e di sotto a poco un altro a lui uscio. Lo mio maestro ancor non facea motto, mentre che i primi bianchi apparver ali. Allor, che ben conobbe il galeotto, gridò: fa che le ginocchia cali. Ecco l'angel di Dio, piega le mani, omai vedrai di sì fatti ufficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sicché remo non vuol né altro velo che l'ali sue, tra liti sì lontani. Vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con le terne penne, che non si mutan come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva. Perché l'occhio da presso non sostenne, ma chinai il giuso, e qui sen venne a riva, con un vasello
snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descritto, e più di 100 spirti entro sediero. In exitu Israel dea Egipto, cantavano tutti insieme ad una voce, con quanto di quel salmo e poscia scritto. Poi fece il segno lor di Santa Croce, onde ei si gittar tutti in sulla piaggia, ed el sen gì, come venne veloce. Questo angelo nocchiero del purgatorio somiglia in maniera speculare a Caronte, il traghettatore dell'inferno. Tanto Caronte è collerico, esagitato, tanto questo è superiore, impassibile, immobile a volte. I loro gesti si richiamano, sono spesso descritti con le stesse parole, ma si richiamano al contrario. Caronte è rappresentato mentre chiama a cenni le anime affinché salgano sulla barca. L'angelo con un segno invita le anime a scendere. In exitu Israel de Egipto, che leggendo ho detto a Egipto per far funzionare la metrica del verso, ma nella nostra lettura moderna del latino quel dittongo si monotonga, cioè diventa un'unica vocale. È il salmo che cantano le anime durante il viaggio che le porta in purgatorio. Sarebbe il Salmo 114. Chi ama la musica ricorderà che questo salmo è musicato da Mozart. È uno dei due Kirchenlieder del 1779, K343, se non ricordo male. Als aus Ägypten Israel vom Volke der Barbaren. Abbiate pazienza, ho avuto Pierangelo Pelucchi di educazione musicale alle medie. E comunque, anche questo richiamo all'uscita di Israele dalla schiavitù d'Egitto ha un ovvio valore allegorico. Richiama l'uscita dell'anima dalla condizione del peccato. È quello che nella lettura dell'epoca di Dante si chiamava rappresentazione figurale. La turba che rimase lì, selvaggia, parea del loco, rimirando intorno, come colui che nove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno lo sol, che avea con le saette conte di mezzo il ciel cacciato Capricorno. Ecco, lo avevamo detto, mi ricordavo strali, invece dice proprio saette. È chiaro, i raggi. Quando la nuova gente alzò la fronte ver noi, dicendo a noi: se voi sapete, mostratene la via di gire al monte. E Virgilio rispose: voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrin come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco, per altra via che fussi aspra e forte, che lo salire ormai ne parrà gioco. Un po' in maniera non prevista, forse avete notato, queste letture di queste ultime settimane hanno un po' tutte sotto traccia questo tema del viaggio, del passaggio. E non era programmato, ma chi tra voi mi conosce di persona sa che di recente anch'io ho fatto un lungo viaggio non previsto. Magari lo avete notato dagli sfondi dei video o dai rumori del traffico.
E comunque niente, è venuto su da solo questo tema del viaggio. E poi sapete che io faccio l'insegnante, no? E allora io ricordo una collega che si chiama Carla, che tanti anni fa disse questa cosa che mi è rimasta in mente, citando proprio questi versi. Dice: noi, coi nostri alunni e alunne, siamo in questa condizione. Loro ci chiedono indicazioni, ci reputano esperti e noi siamo pellegrini allo stesso modo, solo arrivati poco prima, poco meno spaesati. E aggiungo io, e cerchiamo di trasformare in un gioco questo faticoso percorso. Tra l'altro, Dante ha delle particolarità rispetto alle persone che incontra, particolarità che all'inferno, sottoterra, nessuno notava, ma che ora, alla luce del sole, sono evidenti e infatti tornano più volte nel purgatorio. È vivo, respira. Proietta ombra, perché tutte quelle sono anime disincarnate, compreso Virgilio che lo accompagna, ma lui è presente anima e corpo. L'anime che si fuor di me accorte per lo spirare chi era ancor vivo, meravigliando, diventaro smorte. È come a messager che porta ulivo, tragge la gente per udir novelle e di calcar nessun si mostra schivo. Così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate, tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle, incoscienti. Guarda che sembra. Ah no, nel 1300 si poteva fare. Sembra un'epoca lontanissima. Io vidi una di lor trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo somigliante. Oi, ombre vane fuorché nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Di meraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse. E io, seguendo lei oltre, mi pinsi. Soavemente disse che io posasse. Allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposemi: così come io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto. Ma tu perché vai? Casella mio, per tornare altra volta là dove io son, fu questo viaggio. Fu io questo viaggio, scusatemi. Ancora una volta, perdiamo la metrica, se salta una parola si può sottintendere in italiano, ma il ritmo è importante. Per tornare altra volta là dove io son, fu io questo viaggio, dissi io. Ma a te, com'è tanta ora tolta? Ed è lì a me. Nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui gli piace, più volte m'ha negato esto passaggio, che di giusto voler lo suo si face. Veramente da 3 mesi è lì ha tolto chi ha voluto entrar con tutta pace. Ond'io, che era ora alla marina volto dove l'acqua di Tevero si insala, benignamente fu da lui ricolto. A quella foce, a elli or dritta l'ala, però che sempre quivi si ricoglie qual verso Acheronte non si cala. Chiaro? Tra queste anime c'è uno che ha provato ad abbracciarlo, altro gesto che è scomparso dalla nostra quotidianità, e anche Dante prova a rispondere all'abbraccio, ma quello è fatto di puro spirito, non si può abbracciare. E Dante gli racconta com'è che lui si trova lì, ma
quell'altro, che è evidentemente un amico, una persona che lui conosce, che si chiama Casella, e che è morto mesi prima, lui stesso non sa spiegare perché l'angelo lo ha fatto aspettare tutto questo tempo prima di imbarcarlo. Ovviamente, l'idea che la provvidenza volesse far incontrare i due amici un'ultima volta non viene in mente a nessuno dei due. E così, scopriamo anche che le anime destinate al purgatorio, per essere traghettate, si radunano alle foci del Tevere, dove l'acqua di Tevero si insala, no? Cioè diventa salata. Quindi vicino al mare, ci sono le saline, tra l'altro, del Tevere. E cosa faceva questo Casella nella vita? Non dite l'illusionista, vi prego, faceva il musicista. E in realtà una persona di cui sappiamo poco, non abbiamo grandi documenti su di lui. Sappiamo quello che ci racconta Dante, ma insomma, siamo sulla spiaggia, siamo in tanti, abbiamo appena visto l'alba e c'è fra di noi uno che sa cantare. Che cosa succede adesso? E io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto, che mi solea quietar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia, che con la sua persona, venendo qui, è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allora, sì, dolcemente che la dolcezza ancora dentro mi suona. Lo mio maestro e io e quella gente che eran con lui parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: «Che è ciò? Spiriti lenti! Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio che esser non lascia a voi Dio manifesto». Il veglio onesto è Catone, che, come vi dicevo, era intervenuto al canto precedente, li rimprovera perché si stanno attardando ad ascoltare Casella che canta e li invita a spogliarvi di quello scoglio che non lascia loro veder Dio, non lascia che Dio sia a loro manifesto. Amor che nella mente mi ragiona è la canzone che Casella ha intonato, cioè ha messo in musica un testo di Dante. È una canzone d'amore dedicata a una donna, che non è Beatrice e che non è nemmeno la moglie di Dante Gemma, quella è fuori dei giochi. E dice la canzone che questo amore parla così complicato che il suo intelletto, l'intelletto di Dante, non riesce a comprenderlo. La canzone si trova in un'opera di Dante che si chiama Il Convivio, che doveva essere, poi rimase incompiuto, un trattato di filosofia, strutturato così. Ogni libro è il commento a una canzone di Dante. E nel convivio Dante spiega che questa donna a cui era dedicato il componimento non era alla lettera una vera donna, era una raffigurazione allegorica, rappresentava la filosofia. Dopo la morte di Beatrice,
lui si era dedicato agli studi filosofici. È molto importante l'allegoria in Dante, è molto importante nel Convivio, in particolare spiega proprio in quest'opera quella lettura figurale della fuga del popolo di Israele dall'Egitto che vi accennavo poco fa. E quindi torniamo a questa scena con Catone che li rimprovera. Rappresenta il fatto che non bisogna indugiare nelle cose terrene, fossero anche le più elevate, fossero anche gli studi filosofici. Però, piccolo spoiler, in cima alla montagna del Purgatorio, molto più avanti, Dante incontrerà Beatrice, venuta a prenderlo per accompagnarlo in paradiso. E Beatrice è seccata con lui, proprio perché, dopo che lei è morta, lui ha rivolto le proprie attenzioni a quell'altra, che si può leggere in senso letterale, come gelosia, e anche in questo senso allegorico che ci è stato spiegato, se quell'altra era la filosofia. Beatrice cosa rappresenta? Rappresenta la teologia. E io mi immagino Dante come in quel famoso meme sul socialismo, non so se avete presente. Comunque, non andiamo troppo avanti. Catone li sprona ad avviarsi. E loro si avviano, come quando cogliendo biado o l'olio, li colombi adunati alla pastura. Queti, senza mostrar l'usato orgoglio. Se cosa appare onde elli abbian paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura, così vidi io quella masnada fresca lasciar lo canto e fuggir ver la costa, come om che va né sa dove riesca. Nella nostra partita fu men tosta. E nemmeno la nostra partenza, mia e di Virgilio, fu meno rapida. Sono scappati, si sono affrettati perché quello li ha cacciati. Però il sentiero per cominciare la scalata di questa montagna continuano a non conoscerlo. Riusciranno i nostri eroi a salire? Lo scoprirete se leggete il canto terzo. Io per oggi mi fermo qui. Questo era Dante Alighieri, Purgatorio, canto secondo. Come al solito, se avete voglia di altre condivisioni letterarie, vi invito a iscrivervi al canale. Potete lasciarmi un commento, potete mandarmi un messaggio, mi fate felice. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie.